tutto a posto. Un poco recuerda la sonoridad de los cantos del noroeste argentino, ¿no? Aspecto recettivo, veramente molto fisico, molto concreto, che è l'impronta che lascia una fonte di qualcosa. Può essere una fonte di movimento, come un passo che lascia l'impronta. Io sono la fonte di movimento. Essere suono, ma può essere altri che ci interessiamo per suono, quindi altri suoni che ci lasciano impronte, ci lasciano impronte da qualche parte. Quindi lavoriamo un po' così e vi faccio ancora una volta questa, chiamiamola veramente, osserviamola come un serpente che si soltanto così, così, o così, e così, e poi finisce il suo giro, cammina per un po', però è un serpente grande, grosso.
sentite adesso che usi aggiungere e poi provate ognuno per poco proprio e contemporaneamente per ora, a prendere l'impronta sonora di questo sonoro. Los hace cantar con los ojos cerrados para concentrarse en el sonido. Sentir la granulosidad de la melodía y de la huella que deja adentro de cada uno. Esa es la búsqueda. Thank you.
Dejar la huella cantando. En el paladar queda la huella del canto. Lascio l'impronta, lascio un piccolo canale, e in questi materiali quello che mi insomma che potrei suggerirvi è questo, questi lettori a cui ci si vuole riferire, della tradizione morale contadina, per quello che riguarda hablando del repertorio de las personas del campo, los campesinos, dice que este repertorio se basa mucho sobre la sonoridad, más que sobre las melodías. Cambiar el timbre de la voz, para obtener el timbre de los campesinos, de la música de campesina. Para poder cantar la música de los campesinos, hay que aprender a imitar el sonido de la naturaleza. Los pájaros están siempre. Esos son los sonidos típicos. El viento. Dice, claro, sonidos no necesariamente cercanos a la voz. No solamente el de los pájaros, que son parecidos a la voz humana muchas veces. Ampliar el bagaje de sonidos imitando los sonidos de la naturaleza. Un lamento, un verso, tal.
No hay que traicionar el espíritu auténtico de los cantos, cuando son un lamento, cuando son un suspiro, cuando son un llanto, cuando son una llamada. Hace parte de la obra esas intenciones que tiene el canto. No se puede cantar sin intención. Mundo campesino de los años 50. Avvicina a disegnare bene anche la linea melodica, la sensazione di quel genere musicale, perché è un genere musicale, quello della tradizione orale del mondo contadino, che è diverso da quello che poi facciamo negli arrangiamenti. Come dire, esiste la musica morta. Io prima devo imparare grande precisione la musica barocca, il repertorio, come si fa il repertorio, in modo ostinato quello. Quando l'ho assimilato, non posso forse fare qualcosa per cui io possa iniziare a parlare, non come potevamo cantare con lo schiamo anche in distanza. Lo importante no es aprender e imitar, sino lograr interiorizarse en el estilo, entenderlo y vivirlo desde dentro. Estar atentos a esos particulares, a todos esos detalles, ayudan a que ese género musical, el género de las canciones de los campesinos, sea tutelado y no se pierda, no venga tergiversado, no venga modificado por tantas influencias externas que lo contaminan actualmente. Tesserine archeo vocali o archeo musicali, sulla quale fondare una ricerca musicale e vocale, come uno scavo archeologico. Per me è un po' anche per, non solo la registrazione, perché già la registrazione è in campo di 3 minuti, ma all'interno di questi 3 minuti succedono tante cose.
quindi magari i gradini, solo un frammento che può essere, diciamo, la caratteristica di quella linea melodica. Poi quello che succede nella musica, anche quello musicale, così, è il cuore di quella melodia. E poi nella nostra musica si ripete un po', diciamo, le origini di musiche moderne, anche se vogliamo. Io mi sento di poter trarre anche un insegnamento blues in qualche modo, da questi modi di cantare del mondo contadino. E poi magari sentirete, se vi fermate a sentire anche il concerto, un po' vi faccio già delle scelte, ovviamente, perché per esempio il canto per la festa, per la danza, io non lo canto. Ho fatto delle scelte un po' che stimolano la vocalità della solista. Un po' questo. Poi la maggior parte dei canti che voi potete aver sentito, anche del centro in Italia, non sono canti per grandi numeri. Poi anche come struttura musicale, sono canti a numero, due, tre, ogni anno, quattro. Per scrivere i corali, bisogna andare a, non so, tanto della professione. Come sta terminando? Quedan pocos minutos, aprovecho para saludarlos, para recordarles que va a haber dos encuentros Zoom el próximo fin de semana, el sábado y el domingo. Sigan a Dicora, sigan la página, porque va a estar toda la información para inscribirse, para recibir las indicaciones, el link para entrar en el conversatorio que vamos a hacer. Va a ser más que un conversatorio, vamos a cantar también. Vamos a hacer un día dedicado a las dos regiones centrales, a las dos cantantes de las regiones centrales, que son Lucilla Galeazzi y Sara Modigliani, y otro día dedicado a los dos cantantes meridionales, que son Nando Citarella y Ana María Civico. Vamos a proponer algunas de las cosas que hicieron cantar. Vamos a dialogar, a explicarlas, a explicar los textos, a señalar las cosas más importantes que nos dijeron, que nos explicaron del origen de los cantos, quizás también haciendo una comparación con lo que es el repertorio argentino, del folclore, las diferencias, las similitudes que puede tener. Y bueno, nada, los esperamos, les agradecemos a todos los que estuvieron contactados, conectados con nosotros, siguiendo estos workshops desde Roma, y los saludo a la semana que viene cuando nos veamos en Zoom. Gracias a todos, gracias especialmente a Dicora.